poi negli ultimi 5 minuti siamo addirittura tornati dentro la partita, abbiamo fatto costruito il tiro per vincere la partita, ma abbiamo lasciato troppo durante gli altri 35 minuti. E soprattutto la cosa che mi scoccia di più ancora, questa storia dei tecnici, dove lasciamo tanti punti gratuiti, che già Cremona oggi ha fatto una partita clamorosa e si è meritata la vittoria sul campo e non aveva bisogno sicuramente dei nostri aiuti riguardo a queste cose qua. Al di là che io non commento neanche se gli arbitri hanno fatto bene o male, c'era il tecnico o non c'era il tecnico. Noi non dobbiamo regalare questi punti. Io ai ragazzi gli ho già spiegato anche alla società, ma in una partita che finisce l'ultimo possesso, il fatto che noi abbiamo regalato 8 punti, 6 punti agli avversari mi scoccia molto, e questa è la cosa più negativa di tutti. L'altra è il solito: noi se non abbiamo nella testa che per noi sono tutte le partite della vita, e se andiamo a vedere i risultati di oggi, noi avevamo fatto un passo e mezzo dentro i playoff, noi giochiamo delle partite vuote come abbiamo giocato oggi. Invece negli ultimi 5 minuti dopo si è acceso qualcosa, e dopo, quando poi giochiamo in equilibrio in difesa, pigliamo i rimbalzi, corriamo in contropiede e muoviamo la palla e facciamo le cose giuste, e anche l'ultimo tiro era la cosa giusta, dopo diventiamo la squadra che ha fatto bene, che ha fatto 4 vittorie consecutive. Come al solito, mi dispiace che dobbiamo sempre così cadere per accorgersene, però evidentemente è un difetto di questa squadra qui, quindi l'importante adesso è vincere con Roma la prossima partita e basta, finito qui. I can't put it on the one shot, you know it's a shot that Oyers can definitely make, but you know, sometimes it falls, sometimes it doesn't, you know, but like we said, we should have, there's things we could have done before that, you know, giving them some offensive rebound, you know, things like that, small things, but it's OJ did what OJ does, you know. Maybe next time it falls, but you know, we're good with OJ. We're not disappointed in Deshaun. Non possiamo ridurre la partita solamente all'ultimo tiro, all'ultimo episodio. L'abbiamo persa prima, concedendo troppi rimbalzi offensivi e soprattutto non difendendo come sapevamo. E la prossima volta sono sicuro che OJ farà questo tiro, il tiro decisivo, perché lo ha nelle sue corde. Oggi siete sembrati anche abbastanza nervosi, due tecnici e un antisportivo. Anche questo, secondo voi, poteva essere una causa della sconfitta? Today we seem also a little bit nervous, two technical and one flagrant. I don't think we were nervous. I mean, Remus gets technicals all the time. James gets technicals. It's normal for us, you know. And we get antisportivos. Everything was. I mean, no, it's not good. It's not helping us, but it's normal. Sì, non è una novità che incorriamo in questi errori prendendo tecnici, prendendo antisportivi, e quindi non ha deciso sicuramente questa la partita di oggi. Siamo abituati.